nazista, quindi il potere industriale, la grande industria, l'industria pesante della Germania, l'avventura pagliaccionale anche del fascismo italiano, l'imperialismo da quattro soldi, questa avventura che tenta l'espansione del mondo, comunque la si pensi, se non ci fossero stati 20 milioni di morti Stalingrado, ancora forse avremmo i nazisti in giro per l'Europa, un prezzo di uomini del mondo. Questa, diciamo così, sviluppo tedesco provoca una crisi, che è una crisi che noi chiamiamo crisi strutturale, non crisi congiunturale. Le crisi congiunturali del capitalismo sono crisi momentanee, no? C'è la crisi di parte, la crescita, eccetera. La crisi del 29 è stata una crisi pesante e l'hanno rappresentata, vedete, faccio questi esempi storici per far vedere che ci sono i tendenti, l'hanno presentata come oggi. Se guardate a vedere i filmati del 29, la gente correva alle banche per liquidare i suoi risparmi, quindi l'hanno presentata come crisi finanziaria, non ci stanno soldi, riprendiamoci, eccetera. Dietro c'era una profonda crisi, allora, cioè non funzionava più la prima rivoluzione industriale, quel modello industriale. C'è stato bisogno di rispiegare il modello in cui si vede il nuovo modello produttivo, no? Si vede la fabbrica fordista, la fabbrica tecnologista, l'operaio massa, cioè le azioni ripetitive che aumentano la produttività del lavoro. Il lavoratore diventa cretino a fare sempre le stesse manovre, le stesse cose per aumentare la produttività. Parallelamente a questo c'era bisogno di una nuova energia, non più legno, carbone e vapore, c'era bisogno dell'energia elettrica, quindi del petrolio. Quindi si esce da questa crisi con il fordismo, si esce con una nuova energia, ci si esce con un grosso economista capitalista, che è Keynes, che si inventa una cosa molto semplice: se non regge solo la domanda privata, facciamo reggere il mercato anche con la domanda pubblica, cioè il denaro pubblico che arriva dalle tasse viene investito pubblicamente. Guardate, ho detto pubblicamente, non socialmente, perché la domanda pubblica contiene anche la spesa sociale, ma non è solo la spesa sociale. Quando è che la spesa pubblica diventa spesa sociale? Lo è diventata negli anni 50-60, quando il movimento operaio, il movimento dei lavoratori era forte, rivendicava oltre che salario diretto, rivendicava salario diretto, differito, per cui gratuità dei servizi, gratuità della scuola, diritti, statuto dei lavoratori, gratuità della sanità, eccetera. Quando non c'è questo, la spesa pubblica keynesiana è spesa militare. Tant'è vero che si sorregge dopo il 29 la spesa, la capacità di industrializzazione della spesa dell'apparato militare degli Stati Uniti. Come si risolve la crisi del 29? Si risolve non con il New Deal, non si risolve nel 30, si risolve con la seconda guerra mondiale, cioè con la distruzione di manodopera, con la distruzione di uomini, con la distruzione di cose, con l'industria bellica, eccetera. Lì emerge una nuova potenza. Emerge la potenza degli Stati Uniti e arriva oggi. Che è di guerra e poi si riconverte al civile. L'internet, che è diventato una pratica civile per tutti noi, è una tecnologia militare. Prima sono tecnologie militari, poi vengono ovviamente socializzate quando conviene socializzare. Pensate se la tecnologia che fa volare i droni fosse applicata per la cura del cancro, quanta gente si potrebbe curare gratuitamente. Cioè, uno faccia questi esempi soltanto così immediati, perché gli studenti ne capiscono tutto. Come si regge l'economia americana? L'economia americana è un'economia fortemente importatrice. Devi importare molto. Per importare molto tu o hai un livello, diciamo così, competitivo sul livello economico, se non ce l'hai economico lo devi avere a livello militare. Per cui dopo la seconda guerra mondiale emergono gli Stati Uniti, uno, con la grande industria, due, con un modello importatore, tre, in punto. Thank you.
solo paese ha una borghesia stracciona, ed è l'Italia. La borghesia stracciona, anche le grandi famiglie, la Fiat, la Pirelli, eccetera, sono famiglie assistite, cioè il capitalismo italiano è stato sempre assistito. È stato assistito dalla spesa pubblica, dal nostro denaro. Le rottamazioni, le incentivazioni, la cassa integrazione fiscale, gli incentivi agli investimenti, per non parlare della corruzione che è scorrendo. Quando vi dicono ci abbiamo questo debito e dovere, dobbiamo fare sacrifici perché i lavoratori hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità, ditegli ad un capitalista qualsiasi, se negli ultimi, non dico 50 anni, negli ultimi 20 anni il potere d'acquisto, lasciate perdere il salario nominale, se il potere d'acquisto dei nostri salari è aumentato, si è dimezzato. Oggi uno che ancora ha la fortuna di avere un salario compra la metà di quello che comprava 20 anni fa, la metà. Quindi come siamo vissuti al di sopra delle nostre possibilità? Se prima facevamo delle ferie e ci compravamo la macchina, oggi non lo possiamo fare. Se oggi non c'è più un ceto medio, perché il ceto medio sono i nuovi poveri. No, se oggi la precarietà è precarietà della vita ed è precarietà diffusa in tutto il contesto internazionale, in particolare per i giovani. Come fanno a dire questo? Quando invece la massa dei profitti al limite trasformati in rendita finanziaria, no? Con gli investimenti finanziari sono aumentati. Se il potere d'acquisto diminuisce, vuol dire che è successo un qualche cosa. Vuol dire che è successo che non, il debito non devono vedere che il 1982-83 esporta a una industria di qualità, regge ancora. Con questo vado verso le conclusioni, mi serviva questo per arrivare alle conclusioni. Perché potete avere una moneta forte, tu devi imporre un cambio. Quando si fanno delle alleanze e si crea una moneta fra 10 paesi, lo sapete come si crea la moneta? In funzione della capacità produttiva e della ricchezza di ciascun paese. Ciascun paese partecipa alla moneta in funzione della sua forza produttiva, altrimenti succede una cosa che è successa con una persona che mi è particolarmente simpatica, però che non aveva ovviamente strutture economiche. La grande rivoluzione messicana, Pancholina, a un certo punto chiaramente si crea un'inflazione tremenda. Perché racconta una leggenda, vanno da Pancholina e dicono: comandante, la gente si muore di fame perché non c'è più denaro. Che cosa dice Pancholina? Crea moneta, stampa moneta. Però succede una cosa particolare che è questa. Il rapporto moneta-produzione è di questo tipo. Se in Italia noi produciamo solo queste paletine e immettiamo nel circuito un euro, questo file personale viene venduto a un euro. Se noi sta facendo adesso la banca centrale che mette in vita, per esempio invece di un euro ne faccio due, ognuno ha la capacità produttiva di fare il secondo paio di fiato e quindi è un euro, o questo paio di fiato costa due euro, può creare un'inflazione del 100%. Dico sempre, la migliore economista di questo mondo, la più grande economista di questo mondo, era mia madre, come le vostre madri, la Fabella, perché quando è entrato l'euro tornava a casa e mi dice a Calabrese, io ve lo dico in un'altra, mi dice: ma perché io con un euro compro quello che compravo con 1.000 lire e sta euro vale 1.936 vale 2.000 lire? Perché abbiamo fatto l'euro, l'abbiamo pesato sulla ricchezza e la capacità produttiva della Germania. Il rapporto lira-marco era 950 lire per marco. Perché non ci ha trovato l'euro a 9.50? Lo stesso hanno fatto con la Spagna, con la Grecia, con la Dracma, con la miseria, eccetera. Perché doveva prevalere il modello produttivo e la capacità produttiva della Germania, che qui poteva esportare meglio. Per cui noi, oltre a quello che vi ho detto prima, abbiamo avuto un'inflazione non dichiarata del 100%, al momento che entrava l'euro, perché si è dimezzato il potere d'acquisto. Bene.